perlomeno non sta investendo su di te quanto investi tu. Allora, sarà inesorabile, sarà inevitabile che tu ti innamorerai e ti coinvolgerai molto di più di quanto si innamorerà e si coinvolgerà l'altra persona. Credo che questo sia chiaro. Salutiamo Naima. Quindi in questi momenti è fondamentale fermarsi e riflettere su una verità. Quale sarebbe questa verità? Intanto ricordo che questa sera, mi raccomando, alle ore 21 abbiamo l'intervista con Roxy Rosa, quindi alle ore 21 su questo canale. Farà un'intervista molto interessante, ci parlerà della filosofia della macrobiotica. Quindi mi raccomando, vi voglio tutti presenti alle ore 21, tutti presenti alle ore 21 sul canale. Poi alle 22 c'è anche la musica. Quindi sarà inevitabile, questo sarà inevitabile. Sì, sarà inevitabile anche che poi ti scocci e lo saluti. Questo è possibile, cara Patrizia, però non è detto che avvenga, non è detto che avvenga, perché prova a pensare alla tua esperienza, prova a pensare alla tua esperienza e vedi se per te è stato così liscio, è andata sempre così liscia o se non è andata così liscia, perché quindi ognuno deve fare riferimento alla vostra esperienza. Se uno posso consigliare un film The Other Bowling Girl. The Other Bowling Girl. Ah, va bene, un film su The Other, l'altra Bowling Girl. Va bene. Ok, quindi noi dobbiamo essere un po', diciamo, come possiamo dire, dobbiamo renderci conto un po' di come stanno le cose. Quindi credo che questo sia un punto fondamentale, credo che sia un qualcosa di importante, di fondamentale. Dobbiamo capire come stanno le cose, no? Quindi, cosa vuol dire capire come stanno le cose? Dobbiamo renderci conto che in alcuni momenti è fondamentale fermarci e riflettere su due cose, sul fatto che il valore che noi portiamo deve essere un valore inestimabile che merita di essere riconosciuto. Qual è il più grave errore che possiamo fare in questa situazione? Ma in generale, nella nostra vita in generale, è fare un investimento maggiore, molto maggiore. Ovviamente uno non è che si mette lì col bilancino, però fare un investimento molto maggiore rispetto a quello che fa l'altra persona. Ma un investimento molto maggiore, tenete presente però questo, che non è fatto soltanto l'investimento maggiore da, siccome siamo esseri umani, siccome noi siamo esseri umani, l'investimento maggiore, l'investimento è fatto in che modo? L'investimento viene fatto in modalità diverse, può essere fatto, salutiamo Elettra, anche attraverso l'energia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire attraverso il pensiero. Non è neanche necessario talvolta fare delle azioni, diciamo, che possano manifestarsi, come dire, delle azioni che possano manifestarsi in fatti concreti. Perché l'altra persona potrebbe anche non rendersene neanche conto, fondamentalmente. L'altra persona potrebbe anche non rendersi neanche conto di questo. Cosa significa questo? Significa che l'energia è anche energia mentale. Salutiamo Marina. L'energia è anche energia mentale. Questo è un punto molto importante, no? Quindi anche i pensieri che noi dedichiamo a qualcosa. Anzi, soprattutto i pensieri. Sì, allora, il fatto quel che dice Sissi dovrebbe essere così, ma non è detto che sia così, non è così scontato. Cara Sissi, non è così scontato
Io posso dirti che in tanti anni di esperienza e di interazione, quello che dici tu lo predico da una vita.